Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il finale di Enter the Dominatrix, un DLC dal dubbio contenuto, devo essere sincero, ma che effettivamente ha nascosto qualche piccola sorpresa, come per esempio questo bel minigun e altre due armi, ovvero un lanciagranate e un lanciafiamme, che non sono per nulla male. Devo dire che però sulle tre, il minigun qua, il lanciafiamme al secondo posto e il lanciagranate al terzo. Perché questo? Perché il lanciafiamme comunque, nonostante faccia schifo a livello di danno, il danno è dritto, nel senso spara la fiammata, il nemico è davanti, prende il nemico. La granata invece fa schifo nonostante il danno, perché non esplode 10 volte su 9, ovvero una volta in più di quanto dovrebbe. Quello che faremo oggi in realtà non sarà finire il gioco, ma sarà finire tutte le relazioni con i nostri companion. Questo che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questo episodio diciamo che è solo un plus, un completare tutto il gioco per avere il trofeo finale. Questo vuol dire che inizieremo ad avere un rapporto con tutti quanti i nostri compagni e inizierei dai primi due che abbiamo salvato. Andrei in ordine. Ciao Kinsey, corteggia Kinsey. Hey Kinsey, you wanna fuck? Let's go. Kinsey tra l'altro è forse una delle mie preferite in questo corteggiamento. Tanto non si vede nulla. Full Kinsey, brava tesoro. Poi il secondo che abbiamo salvato, ovvero ci ha salvato, Keith David, anche se lui nasconde una piccola sorpresa. That's really not gonna work for me. I hope you understand. ha troppo amor proprio lui. I think that would just be weird, don't you? Credo di That's sì. That's really not gonna work for me. I hope you understand. Lo so, c'hai ragione. Poi, Matt, dove sei? Eccoti qua. Corteggia Matt Miller. Matt, I've been thinking. We could all be dead soon, so... Che bello farlo come missione finale questa. You don't have to die virgin. Can you call me Nightblade? Are you fucking serious? You still want to have a go? What the hell? Matt. Spero di averti reso felice questa sera. Amicizia paranormale. Poi, chi altro abbiamo salvato? Abbiamo salvato, se non ricordo male, Pierce. No, non è vero. Prima di Pierce c'è un'altra persona. O meglio, una persona. Ciao, Sid. All right, Sid, here's the deal. You need me to ravage you. Maybe. Maybe. Don't worry. I'm fully equipped to pleasure you. Oh. Vediamo se Sid ci dà qualcosa. Uomo macchina. È vero, comunque, prima di Pierce avevamo salvato la First Lady Shondi. Come? Guarda come ammicca. You've changed so much. We both have. Yeah, I guess so. Hey, whatever happened with that guy who won your dating show? Esatto. He was sweet and all, but performance didn't live up to the name. Look, vuoi vedere le mie? It always drove me crazy that you had exes in every city and were willing to go on a dating show, but not once did you ever give me a shot. You never asked for one. No, esatto. Now. Then let's make up for lost time. Oh, che bella cosina. Vediamo Shondi qual è il suo trofeo. Le due Shondi. Sì, sarebbe stato un po' troppo un threesome, no? Ma sicuramente molto azzeccato. Pierce? Pierce, dove sei? Eccolo qua, seduto nella poltrona di Man in Black. Hey Pierce, what's on your mind? We've had some good times together, haven't we? Hell yeah. Singing, shooting, running the country. Want casual sex to that list? I normally don't swing that way, but fuck it, I'm down. Andiamo, dai, non fa culo. Poi chi altro abbiamo salvato? Abbiamo salvato Ben. Il volto dei Saints. Oh, santo cielo. Ben, eccoti qua che stai scrivendo il tuo libro. Che poi in realtà stai scrivendo sul retro del libro, però vabbè. Ben è quello più particolare. No. Well, yes, it's... Sorry, this is a little awkward. Vediamo.
Ma guarda che c'ha il libro in mano, santo Dio! You never know if you can have something unless you ask for it. I don't want things to change between us. Things won't change. We're professionals. Con quel libro in mano! Just shut up and say it. Can you sign che c'è anche la penna che è apparsa sure. così. Grazie. Ci è rimasto un po' male, Ben. Vediamo il trofeo. Benjamin Censurato King. Queste sono banane spaziali o sono semplici banane? Quello cos'è? Del melone? Ok, quelli credo siano ananas, quelle delle zucchine o dei cetrioli e quelle delle mele verdi. E c'è birra, tanta birra. Poi dopo Benjamin abbiamo salvato Asha. Ciao! Asha, I respect you too much to bullshit you. You don't respect me. No, that's true. What do you want? I'm looking for rough sex and Kinsey scares the shit out of me. I stay on top and you don't get to talk. D'accordo. D'altronde l'avevano detto, noi finiremo o per scopare o per ucciderci o entrambi. Servizio segreto di sua santità, madonna mia. E infine il nostro best friend. Ciao Johnny. Sono venuto qui per avere un rapporto con te. Tra l'altro è quello più significativo questo. For years I thought you were dead and I blame myself for it. When you were gone there was a hole in my life that I tried to fill with anything I could. Partying, sex, revenge. Sometimes a weird combination of the three. But nothing worked. Nothing ever made me feel alive like you did. And I always thought it was just because I was depressed, but seeing you now has made me realize how much I need you. I know I'm not Aisha. Con quella I'm pistola in mano. Dai! Quanto rovinano tutto queste cose che c'hanno gli oggetti ancora in mano. In giro con un vecchio amico. Un signor amico. 88%. Manca poco per platinare questo gioco. Quindi signori, non sarà stato un vero e proprio episodio, ma ci tenevo a farlo come completismo di tutto quanta la serie. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo e probabilmente ultimo episodio. Ma tanto c'è un altro DLC ancora. Ciao a tutti.